Nuova serie di mandati d'arresto in Brasile per uno scandalo di corruzione. I provvedimenti riguardano almeno 8 persone, tra cui il manager della campagna presidenziale di Dilma Rousseff, João Santana, che non è stato arrestato perché si trova all'estero. Perquisizioni a San Paolo, Rio de Janeiro e Salvador, anche negli uffici di Odebrecht, la maggiore azienda di costruzioni del paese, da tempo al centro delle indagini. È la 23ª fase della cosiddetta operazione autolavaggio, partita 2 anni fa. Decine di politici e funzionari sono sospettati di aver sopravvalutato i contratti di Petrobras e altre società statali e aver usato parte dei ricavi per pagare mazzette ai membri della coalizione di Dilma Rousseff.